Ciao a tutti, oggi vi voglio far vedere questo Duji X95, uno smartphone top di gamma ma nella sua categoria, quindi categoria entry level. Ma partiamo subito con la confezione, che comprende caricatore da 10 watt 2A, gavetto micro USB, purtroppo non è Type-C e dovrebbero uniformare nel 2020 questo collegamento. Cover in silicone, semplicissima, abbraccia perfettamente lo smartphone, aumenta ancora di più il grip, però lo smartphone è talmente grande che io sinceramente la cover non la utilizzo, poi dipende da voi. E non è presente nessun auricolare, lo smartphone ha dimensioni di 167x77x4 mm con un peso di 181 grammi. È una bella padella costruita interamente in plastica, lo si nota al tatto, però posso dire che almeno a mio parere abbastanza resistente. C'è questo effetto zigrinato che non è facile farlo vedere alla camera, ha questo effetto qui che mi piace, in stile pinto carbonio ma colorazione verde, perché le colorazioni sono verde, blu e nero, e questo verde non mi dispiace. E se notate anche la finitura della fotocamera, non so, quando l'ho visto nella pagina Amazon sembrava wow, faceva quell'effetto wow, invece ci sono queste fotocamere buttate qua così con il sensorino piccolo, non so, potevano curarlo un po' meglio, ma il prezzo, come ben sapete, è molto molto basso. È un dual SIM, si possono inserire due SIM oppure una SIM più micro SD. C'è il jack per le cuffie qua sopra e lo sblocco del telefono è qui sulla destra, e l'ho trovato un po' scomodo perché è più in alto del solito, solitamente più in basso, e non lo utilizzo con una mano, dovrete fare questo giochino qua e far scivolare lo smartphone, sempre se volete guardare le notifiche, perché non c'è il doppio tocco per sbloccarlo. E controllo del volume qui lateralmente. Il display da 6,52 pollici, display molto grande, ma nel complesso la qualità è sufficiente perché ha solamente la risoluzione HD. Si notano parecchio i pixel se lo si guarda molto da vicino, e si nota, vi faccio un esempio, browser web, nelle pagine dove ci sono le varie scritte in piccolo si fa fatica a decifrare perché il display non è molto dettagliato. Però è sempre un display entry level, ovviamente IPS. Ho notato il sensore di luminosità molto molto aggressivo, vi faccio un esempio, ad ogni minimo spostamento la luminosità è molto aggressiva, nel senso che spara tanto tanto in alto tutto in una volta, e poi appena ti sposti si vede un pelino più di ombra, puff, si abbassa del tutto, è troppo aggressivo, troppo, è veramente esagerato. Mi ero dimenticato di dirvi, processore MediaTek MT6737 accompagnato da 2 GB di RAM e 16 GB di spazio per l'utente, che può essere espanso tramite micro SD, però 16 GB anche per essere un entry level iniziano ad essere stretti, perché più o meno per l'utente si hanno quei 9-10 GB di spazio e le applicazioni iniziano ad occupare parecchio. Wi-Fi dual band, supporta le reti fino al 4G, quindi niente 4G Plus. Ho notato una ricezione del segnale un filo sotto la media, diciamo che è sempre un attacco in meno rispetto agli altri telefoni. Bellissima possibilità di registrare le chiamate senza andare a installare applicazioni aggiuntive. Invece la batteria da 4350 mAh, sinceramente mi aspettavo qualcosina di più. Sono riuscito a coprire quasi 2 giorni, io vi consiglio di caricarlo ogni sera, ovviamente dipende dal vostro utilizzo. Il secondo giorno sono arrivato praticamente alle 6 di sera che era morto, e ho fatto 5 ore e mezzo di schermo, che sinceramente non è neanche tanto per la batteria che è e le caratteristiche hardware, anche se tramite il suo caricatore proprietario da 10 watt si ricaricherà in 1 ora e 40 circa, quindi ricarica molto molto rapida. Qua dietro ci sono le 3 fotocamere, e ripeto bene, 3 fotocamere, di cui praticamente una utilizzabile, perché la prima e principale è da 13 megapixel, restituisce dei buoni risultati con un'ottima luce, e appena si va verso il buio i dettagli iniziano a perdersi. Io ho notato soprattutto dei colori molto flat, quindi molto spenti, e insomma
proprio da entry level. E poi c'è, non riesco a capire questa scelta, una 2x da 2 megapixel e infatti i risultati sono praticamente pessimi e io non la utilizzo nemmeno. E c'è anche la 2x per l'effetto profondità, sinceramente non so neanche se interviene o meno nelle foto. E invece fotocamera anteriore da 5 megapixel, stesso discorso per la posteriore, qualità buona proprio in condizioni di ottima luce senza neanche quel dettaglio, perché poi da 5 megapixel è quando cala la luce del sole pessima. Invece video registra in HD la camera posteriore, c'è anche un minimo di stabilizzazione che sinceramente mi ha stupito, invece in 480p la cam anteriore, sempre tutto a 30 fps, video buoni per essere scambiati tramite social tipo su WhatsApp eccetera, non per fare altro. Monta sistema operativo Android 10.0, è praticamente tutto stock perché c'è pochissima personalizzazione, c'è tipo nelle impostazioni la possibilità di impostare tipo le gesture con tre dita per fare uno screenshot, ci sono proprio tre personalizzazioni. E stessa cosa anche per il launcher, non si possono inserire widget, non si può mettere niente, che io solitamente ho il mio calendario in prima pagina, ovvio che si può cambiare, però bisogna provarlo nella sua originalità, diciamo così. E poi se vado a inserire anche un altro launcher con soli 2 GB di RAM, secondo me la memoria è sempre satura. Molto bella l'idea di trovare la maggior parte delle applicazioni Google in versione Go, quindi è una sorta di Lite, anche solamente la galleria in versione Lite dove ti fa vedere le cartelle con tutte le varie foto, l'ho trovata un'applicazione molto leggera e quindi perfetta per essere utilizzata su questo smartphone, e sinceramente anche su tutti gli altri a me una galleria così leggera non mi dispiace. Poi c'è anche l'assistente, è proprio l'applicazione Google in versione Go, tutto alleggerito e funziona alla grande. Invece per quanto riguarda nell'uso quotidiano, apertura di Facebook, apertura di Instagram, dovrete aspettare quei 5-6 secondi. Una volta aperto aspettate quel secondino e poi potete scorrere e il tutto risulta abbastanza fluido. Anche i video si riescono a vedere abbastanza bene e il cambio tra una storia e l'altra, per esempio su Instagram, c'è sempre quel secondo due che inizia con dei lag e poi dopo il video è abbastanza fluido. Le storie si riescono a fare, però telefono utile per un utilizzo social molto base. Per quanto riguarda YouTube, la risoluzione massima supportata è 480p, applicazione un po' scattosetta ma nella visualizzazione dei video si riescono a vedere senza problemi, e anche Amazon Prime Video tutto arriva a 480p, non passa neanche a 720p, forse è meglio perché altrimenti inizia a laggare di brutto. Lato gaming ho pensato, dai, scarico Real Racing, ma ho talmente poco spazio a disposizione, ok, andavo a inserire una memory ma dopo risultava ancora tutto più lento, quindi ho preferito di no. Ho installato Super Mario Kart tanto per provarlo e funziona egregiamente, e devo dire che anche giocando le temperature non aumentano per niente, si nota leggermente, proprio tiepido qua sopra, ma direi che è un gran padellone con caratteristiche base che non scalda. Beh, arrivando alle conclusioni, questo qui è il miglior smartphone 2020. Beh sì, per essere economico, è economico. Su Amazon è acquistabile più o meno 70 euro. Cercando anche su altri siti, Gearbest, AliExpress, eccetera, l'ho trovato anche in offerta a 50 euro e più o meno l'ho trovato sempre sui 55-56 spedito. E devo dire che è un gran prezzo. Dove trovate un telefono nuovo, addirittura 2020, con Android e la possibilità di installarci il mondo, insomma, 16 GB a disposizione, quello che è, a questo prezzo? È un telefono, come dico io nel gergo tecnico, telefono da battaglia, perché ho notato quel sollievo, perché io ho quel terrore nei miei telefoni, io che utilizzo sempre il Mi 9T, se mi cade, dopo mi si rompe, non amo usare le custodie. E invece questo qui lo sbattevo un po' ovunque, ok, dai, 50 euro è sempre meglio di 200-300 euro. E non so perché, insomma, dai, spero di essermi fatto capire. Insomma, ho fatto un po' di confusione, ma posso dirvi che per 55 euro sugli store cinesi e 70 euro con la garanzia Amazon
è sicuramente un ottimo telefono da utilizzare come secondo telefono. Oppure sabato e domenica, se andate, non so, in vacanza da qualche parte, non volete rompiscatole, avete questo telefonino qua, economico, ci inserite la vostra seconda SIM, e anche dual SIM, ci potete inserire anche quella principale, controllare le chiamate quando volete. Insomma, ditemi anche voi nei commenti come si potrebbe utilizzare questo telefono. Dai, non ditemi come ferma porte, perché non è male. Sono sopravvissuto anche qui, non come Huawei. Huawei senza servizi Google ma andava bene, invece questo ai servizi Google ma va male, però fa tutto. Un salutone e alla prossima su YouWin Blog.